Allora, c'è la diretta radio, noi entriamo in diretta, la gente si ascolta a casa e parliamo. Degli appassionati, abbiamo degli appassionati, vedete. Fare tutta E signori e signori, eccoci qua in diretta sabato sera in compagnia di una dottoressa, vero ragazze? Ce l'abbiamo la dottoressa? E ditelo voi, come si chiama la dottoressa? Irene! Grande Irene, grande Irene. Voto, voto, voto. Vai Irene. 110! E chi è la lode? Chi è la lode? La lode è lei! E lei è Irene, la nostra lode. Attenzione, abbiamo un altro... Questo è un professore, eh? Era uno di quelli che ti ha interrogato magari? No. No. Tra l'altro... Allora, perché gli amici a casa non vedono, però sembra di essere in un acquario, vero ragazze? Esatto. E ogni tanto passano delle specie strane di pesci, di animali. E ci fanno dei segni un po' strani. Esatto, esatto. Tipo questo che pesce può essere, secondo voi? Il pesce palla. Pesce palla. Sì, assolutamente sì. Sì. Ecco, attenzione, il pesce palla tra l'altro si è appiccicato al vetro. Fantastico. Ma passano delle specie strane. Quella è vostra? Lei è nostra. Ah, è vostra, è vostra. La, è vostra. La bellissima è nostra. Ah, splendida! La biondona è nostra! Beh, la salutiamo, salutiamo perché vi sente quando... Dite il nome, dite il nome! Anna! Ciao Anna! Ciao Anna! Adesso non vi sente, ma vi sentirà quando ascolterà la radio. Non possiamo aprire in questo momento perché stiamo parlando, però presentatevi voi con i vostri nomi. Io sono Anna. Ah, con un N sola? Una sola. Una sola N, ecco. Indovina perché? Mi dicono dalla regia che sei rumena, giusto? Esatto. E quindi non hanno le doppie. Esattamente. Ah, hai visto che storia, hai visto che storia. Tra l'altro ricordiamo, Anna l'hanno messa nel freezer per 8 anni, perché gliene davo 18, invece ne ha 26? 27, ecco. Beata lei, porta bene, no? Poi abbiamo invece questa ragazza che viene dalla Spagna, giusto? Questa ragazza è spagnola? Kenjo, claro que sí. È chiaro, no? Vedo che è stanoce? No, es que in realtà sono albanese. Ah, però parla in spagnolo? No, es que parlo todas las lenguas. Voi le capite, ragazze, o ogni tanto c'è questa crisi di identità? Questa ragazza? Ho delle crisi di identità. Io intendo un pochino. Sì, al microfonito però, intendi al microfonito? Ma ci devi stare vicina. Okay. Fai finta che sia il Calippo. No, nel senso... No, non frente. Mi si è attaccata al Calippo questa ragazza. ragazza... No, perché fa molto caldo stasera per quello. Jenny con la X io sono. Tu sei Jenny con la X? Sì. Ricordiamo che abbiamo, cioè, Anna con una N sola, Jenny con la X. Esatto. Ma Irene, giusto? Irene normale. Te li sei trovata tutte con le amiche con i nomi strani? Sì. Per forza. Dicelo che sei fortunata. Se vuoi. Ti senti? L'unica italiana qui. Come l'unica italiana? Ah, veramente? Sì. Perché abbiamo, allora, Romania, Albania, giusto? Io sì. Albania! Ah, incredibile, fantastico, come incredibile. Ti chiami? Senza fare apposta. Io mi chiamo Iona. Iona, parlami in albanese almeno te, cioè nel senso, non parlare come lei, prova a dire qualcosa. Mi imbromate gjithve, ju po qja foj fort. Avete capito? Quindi praticamente... Io ho capito tutto, no. Lei sì invece. Allora, ve lo dico io. Cupa make a pack, cupa poca pack. Cupa make a pack, cupa poca pack. Ah, c'ho lo scioglilingua. Sei rimasta stupita, Irene? Neanch'io, ho messo il coperchio e l'ho tolto praticamente. Possiamo sì? Parlare un po' in italiano con Irene? Sì, esatto, dai. Allora, ragazze, una domanda per uno, Irene, così dal cuore.
Difficilissimo questo, eh? Non troppo difficili, grazie. Esatto. Vai, parti, Anna, vai tu. Io? Era distratta, no, stava facendo le storie. No, no, io no, non posso partire per prima. Ok, parte la gente. Ok, allora Irene, una domanda, visto che ti sei appena laureata. Allora, quindi hai 22 anni, 23? Giusto? Siete molto amiche, eh? Sei aggiornata. Allora, 23 anni, in questi 23 anni, qual è stata la cosa più bella che ti è capitata? Sembra che stavi leggendo da qualche parte per cercare l'ispirazione. Vabbè, grande domandone e grande rispostona adesso, difficilissima. La cosa più bella forse è stata... Guarda, pensa al calippo, pensa al calippo. Okay, non è la cosa più bella il calippo, nel senso, era per farla parlare vicino al microfono. La cosa più bella sicuramente è stata l'esperienza che ho fatto in Australia di un anno. Di un anno? Ha fatto quattro salti con i canguri. Ecco. Sì, esatto. Quattro salti in padella. Con i soppicini allora, anche? Visto che comunque tocca anche a me fare una domanda. Stai intervenendo? Così? Io vorrei chiederle cosa le manca di più dell'Australia. Ulla. L'inglese. L'inglese? Sì. E il fatto di essere tanto indipendente. Ah, perché ti sentivi indipendente? Tantissimo. Ah, quindi uscivi col canguro da sola? Sì, uscivo col canguro da sola, sì. Quello, quello. Ecco, ricordiamo, eri single in Australia? No. No, eri fidanzata? Ero. Non è importante. Non è importante? Ero, ma... Ero. Esatto. Quindi adesso sei single? No. Ah, sei fidanzata con un italiano? No. No. Con un canguro? Sei portata il canguro? Colpo di scena, questa ragazza si è fidanzata con il canguro? È venuta in Italia col canguro, ha detto io così mi porto un pezzo di Australia e adesso questa ragazza va in giro, sono due canguri questi fuori? Sì, due canguri. Te li sei portata dall'Australia? Non penso. Questi... Canguro Wobble e canguro Luke. Esattamente il suo fidanzato. Ah, questo è il tuo fidanzato? Sì. Come si chiama? Esattamente lui. Luke, come, Luke, come il gelato, non è, pensavi al calippo, hai preso Luke a sto punto. Giusto, guarda che pezzo di Luke, tra l'altro. Hai visto come si muove in maniera ma si è portato il portachiavi, cos'è un reggi? Cosa fa il portinaio, Luke? A tempo perso fa il portinaio. A tempo perso. Eh sì, è bella, no, questa? Che lo state prendendo in giro e non si rende conto. È tutto contento e balla e ci saluta. No? Lo stiamo. Grande, guardate che momenti incredibili, memorabili. Cioè, vorrei sapere che musica stanno ballando. No, più che altro lo stiamo. Tra l'altro, passa anche un'altra ragazza strana dietro. Ecco. Cioè, stiamo... La ragazza strana. Attenzione, attenzione, Irene. La ragazza strana più ragazzo strano. Luke. Wobble. Ma non c'avete un nome normale tra gli amici? Wobble. Non so se hai sentito. Si chiama Luca, ma noi l'abbiamo trasformata. L'ultima canzone di Chris Brown. Mi manca, però se vuoi cantarmela. Cantala. Cantacela. Anna. Abbiamo una cantante qua, giuro. Questa canzone non la canto bene. Beh, però fa niente, giusto per capire cosa volevi dirci. Giuro che Rihanna la fa da Dio, giuro. Rihanna? Giuro. Rihanna vuol dire oscillare sul calippo? Sul pisello verde, la verdura. Ma tutta questa intervista è basata su questo pseudo calippo che si aggira con Luke e il canguro. È tremendo. No, non volevi andare. Sono cose che capitano. Oltre si inciampa e si cade sul look. Sono una fan di Chris Brown. Ah, pensavo del calippo, ecco. Purtroppo una fan di Chris Brown. Non mi spiego il perché sia una fan di Chris Brown, però lasciamo stare. Non voglio indagare. Quello sta ordinando un gin tonic questo ragazzo. Bellissimo. Poi abbiamo Liona, a te domandona, no, meglio... Allora. Ah, te la sei preparata? No, sì. Ah, bravissimo. Allora, quello che voglio chiedere a Irene è cosa si porta dietro dopo tutta questa esperienza? Il canguro. Cosa ti ricorderai per sempre di tutto questo? Ma dell'università? Esatto. Le esperienze tue più belle. L'ansia in primis. Tanta passione, tanto amore per questo lavoro. E poi? E
E poi il fatto che la vedremo su uno dei magazine più importanti d'Europa. Spero. Playboy? Playboy? Spero che sia. Ah, ho sbagliato? No, spero. Il tuo sogno? Il mio sogno è di lavorare per un magazine importante. Quindi ci arriverò. Si sa mai? Sicuramente sì. E esatto. Noi diremo, quella sera eravamo qua, l'abbiamo intervistata. Esatto. E eccola lì, dov'è, sul magazine più importante d'Europa. Ecco. Speriamo. Sarà proprio lei. Speriamo. Che storia. Pensa però, quando sarai a quel punto, di non dire che hai fatto questa intervista, sennò salterà fuori 20.000 volte che parlavi del calippo, del Luke e del canguro. No, lei non parlava del calippo. Faccio finta di non essere... Esatto. Esatto, è vero, vero. Brava, brava Anna, che amica che si prende tutte le responsabilità, le colpe. Che grande amica, ecco. Una parentesi, sì? Le auguriamo in tutto questo tutta la felicità del mondo. Grazie. Tutta la fortuna del mondo. Grazie. E che il tuo percorso sia sempre, sempre, sempre limpido e senza ostacoli. Mi commuovi. Io non le voglio augurare che sia senza ostacoli, gli ostacoli servono. Ci sarà qualcosa, però voglio lei augurarle sarà in grado... che lei sia orgogliosa di se stessa. Esatto. Quello è importante. Indipendentemente da quello che succede. È giusto. Giusto. Giustezza. E no, che no. Mi state commuovendo. Non riuscire a quello che lei... Anch'io. Ero commosso. Davvero. Se magari dovesse succedere che magari una cosa ti dice no. Eh sì, sì, sì. Scusate. Dillo, dillo, dillo che era il momento. Non rinunciare a te stessa. Sì, quello che sei. Sì, no, quello sempre. Indipendentemente da quello che quello gli altri sempre. Intorno a te. Fatemi un applauso, perché signori e signori, oltre a essere delle belle ragazze, sono anche in gamba, fantastico, ma siete un gruppo fantastico, ma veramente che amiche hai Irene, ma che amiche hai? In pratica amiche... a prima vista ci hai preso per sfigate. No, 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 cioè uno dice, cavoli, cioè nel senso siamo qui, stiamo facendo festa, siamo tutti in allegria, quindi ovvio che siamo tutti un po' più... scemotti, no? Allora, qua abbiamo due albanesi, un'italiana e una rumena. Quindi qui, cos'è, una barzelletta? Tiriamo noi le somme. Cioè, no, diciamo tiriamo che... noi le somme. Una barzelletta, sì, sembra. No, barzelletta. Cioè... no, ma io auguro a tutti. Sì? Di non incontrare lui. Diverso, non lo so, una storia diversa da quello che è il solito. Sì? Perché sicuramente ti apre la mente e impari tantissime cose e ti aiuta a crescere. Oh, magari la gente intorno a te non lo capisce, però sicuramente fa la differenza. E soprattutto è vero, non è vero. Fermarsi al primo impatto, alla prima apparenza. È la cosa più sbagliata secondo me. Perché esatto. Una persona la devi conoscere fino alla fine, non puoi giudicare solamente perché magari uno è albanese, uno è rumeno, uno è da dove vuoi tu. No, no, ma io non parlavo di questo, io parlavo, cioè, a prescindere su questi discorsi, nazionalità, non nazionalità, e i pregiudizi. Ma proprio, allora, mi avete colpito, no? Perché non capita spesso che delle ragazze in festa e quindi nella versione sembrano, così un po' pazzerella sembra tipo mattino 5 ma in realtà avete è fatto mattino notte, uno switch è subito è il momento notte in cui diamo il meglio di noi. Caspita, esatto. Ma cioè non capiterà spesso, ripeto, Irene, che amiche profonde che io hai, sono fortuna, ma sono fantastiche, bello. Ma è bellissimo questo. Bellissimo. Quindi hai fatto bene a tornare dall'Australia, a stare qua vicino a loro. Esatto. Grandi amiche di Irene, grandi! E pensa che in tutto ciò non siamo noi la sua migliore amica. La sua migliore amica è ancora più... Più profonda? Con lei. Non siamo ancora più a farla entrare. Ah, è più carina con lei. Fa niente, dai, fa niente. Si chiama Anna. Salutiamo Anna. Salutiamo Annina. Ciao Annina. Ciao Anna. Ciao Anna. Con due N questa con volta. Con due N, ecco, Anna. Anna italiana. E poi anche più amica. Ok, allora presentatevi ancora tutte col saluto, che il tempo erano 5 minuti, ragazze, stiamo parlando da 13, non so se ciao mi ragazzi. Perché siamo ciao. In ciao. Ciao. Ciao da. Ciao da. Jenny con la X? Ciao dalla Romania. Ciao Iona con la J. Anna con una N? Anna con una N. E Irene.
Irene, semplicemente. Irene la 110, la 110 con la lode, esatto. Che è lei. Esatto. E il canguro. Ciao. Esatto. Ciao. Ciao. State ascoltando Risto Radio Convento. Brava ragazze, brava. Beh, ma che bello, ma io voglio fare la vita.